considerandola oggi con la mia maturità d'oggi un'avventura di una stupidità senza fine. Ma immaginiamo un ragazzo di 24 anni messo al comando di una banda indigena con 100 uomini neri, lui solo bianco, buttato all'avventura in quella guerra che di combattimenti ne ebbe molto pochi, non voglio passare per un gran guerriero affatto, ma insomma furono un anno e mezzo a cavallo di cavalcate in mezzo a questa natura selvaggia, ripeto, combattimenti ben pochi. E dicono anche che lei aveva una moglie, diciamo, indigena molto bella, che era la più bella di tutte quelle che avevano gli ufficiali da loro. Sì, pare che avessi era molto invidiato per questo. Pare che avessi scelto bene, era una bellissima ragazza bilena di 12 anni, scusatemi. Ma in Africa è un'altra cosa. E così l'avevo regolarmente sposata, nel senso che l'avevo comprata dal padre che mi ha accompagnato insieme alle mogli dei miei ascari, cioè queste mogli degli ascari non è che seguivano la banda, ma ogni 15 giorni raggiungevano la banda. Io non ho mai capito come facessero a trovarci in questo infinito dell'Abissinia dove nessuno sapeva, ma quelli arrivavano e arrivava anche questa mia moglie con la cesta in testa dove mi portava la biancheria pulita. Avrei detto tranquillamente di aver avuto una sposa, diciamo, di 12 anni e a 25 anni non si è peritato affatto di violentare una ragazza di 12 anni dicendo ma in Africa queste cose si fanno. Io vorrei chiedere a lui come intende normalmente i suoi rapporti con le donne date queste due affermazioni. No, signora, guardi, sulla violenza nessuna violenza, perché le ragazze in Abissinia si sposano a 12 anni. Lo non dice è questione. Lei. No, quindi lui era su un piano di consapevolezza dell'uomo, insomma, il rapporto con una bambina di 12 anni e il rapporto con una bambina di 12 anni. Non se lo facesse in Europa riterrebbe di violentare una bambina, vero? Sì, in Europa sì, ma ecco, lì no. Sì, appunto. Quale differenza crede che esiste dal punto di vista biologico o psicologico anche? No, guardi, dal punto di vista del costume. A 12 anni, non è questione. A 12 anni sposano. Ma non è il matrimonio che lei intende a 12 anni in Africa. Guardi, io ho vissuto in Africa. Sì. Quindi il vostro era veramente il rapporto violento del colonialista che veniva lì e si impossessava della ragazza di 12 anni, senza assolutamente, ma glielo garantisco, senza assolutamente tener conto di questo tipo di rapporto sul piano umano. Eravate i vincitori, cioè i militari che hanno fatto le stesse cose, ovunque sono stati i vincitori, ovunque si sono presentati gli uomini, si sono presentati come dei militari. La storia è piena di queste situazioni, no? Signore, vogliamo, non so se lei vuole istruirmi un processo. No, affatto, guardi, ho soltanto voluto chiederle per inciso come lei intende, dopo le due interpretazioni, come intende i rapporti con le donne. Dipende da cosa ci si mette dentro, cioè, dipende anche da cosa le donne mettono dentro di noi, è tutto un gioco di specchi. Cioè le vede sempre la donna in questa funzione passiva di adulatrice oppure di compagna, così che compare e scompare dell'uomo, ma non l'ha mai vista in una funzione diretta, attiva e diversa. Questo è un po' il dramma degli uomini della sua generazione. Può darsi. Della mia generazione? Solo? Credo. Vabbè.